Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro webinar Field Service, una nuova realtà aumentata. Io sono Arianna Zuzzolo di BioPhoenix e mi occupo di Product Marketing. Oggi ho l'onore di dare inizio a questo webinar dove vi racconteremo tante cose, vi faremo vedere delle cose molto interessanti. Quindi comincio subito con l'agenda. Innanzitutto vedremo una panoramica della soluzione di Field Service in Dynamics 365 che ci illustrerà Maurizio e ci farà vedere anche l'ambiente di Dynamics come funziona. Successivamente il nostro Michele Coni farà proprio una live demo, quindi ci farà vedere dal vivo la soluzione di Remote Assist con HoloLens Microsoft e quindi vedremo come funziona un service on site dal cliente con questi famosi occhiali e con la realtà aumentata e concluderemo con l'esperienza raccontata da Thomas Tuile di Tecnoalpin per quanto riguarda diciamo un progetto realizzato da BioPhoenix per la Tecnoalpin appunto. Prima di cominciare con il vivo del webinar, io ho il piacere di passare la parola ad un ospite di Microsoft molto importante per noi, che ci parlerà di un argomento che noi abbiamo molto a cuore ed è la partnership che abbiamo stretto con Microsoft. Doveva esserci con noi Vieri Chiti, il Director Channel, ma ha avuto un contrattempo all'ultimo minuto, ma ci ha lasciato in ottime mani, anzi aumentiamo la presenza femminile all'evento e passo la parola quindi a Clarissa Molfino. Grazie mille Arianna, spero mi sentiate bene. Mi fa molto piacere essere qui e avere la possibilità di introdurre questo evento. Io faccio parte dell'organizzazione che in Microsoft Italia si occupa di interfacciarsi con i nostri partner più strategici. E in particolare, giusto per darvi un po' di contesto, noi in Italia abbiamo migliaia di partner che coprono le diverse aree tecnologiche che ovviamente con la nostra piattaforma cloud copriamo, tra la parte di Modern Workplace, Business Application e la parte poi di Cloud Azure. Ne seguiamo direttamente col mio team poche decine, quindi ovviamente questo già vi fa capire che andiamo a fare un lavoro diciamo localmente presente solamente con quei partner che sulle diverse aree tecnologiche sono per noi più impattanti e più strategici ovviamente, sia in termini di copertura sui clienti, sia in termini di competenza che riescono a sviluppare e a mantenere nel tempo. WURT per noi chiaramente è
da sempre uno dei partner più strategici in ambito business application, un po' perché ha sempre dimostrato di avere ottime competenze e poi perché ci aiuta a coprire proprio tutto lo stack delle business application, quindi dalla parte di customer engagement, che poi è un po' il tema dell'evento di oggi, però andando fino alla parte ERP, Power Platform e tutta la parte di BI, che chiaramente ci aiutano a raccontare ai clienti una storia completa e che quindi mette in luce tutte le potenzialità tecnologiche della piattaforma. E poi, se devo dire, se posso spezzare una lancia, Wurt è anche uno di quei partner che per noi ci rende sereni, nel senso che sappiamo che quando ci sono loro dai clienti, l'account team può tirare un sospiro di sollievo e questo per noi è sicuramente una cosa molto importante. Non lo dico per circostanza, ma lo sanno che è questa la nostra percezione di loro. Una cosa che ci tengo a dire per poi ripassare la parola ai colleghi è che chiaramente il lavoro del mio team non è solo quello di andare a gestire dal punto di vista operativo la partnership, che è un pezzetto del lavoro che facciamo insieme, ma il grande core del nostro lavoro è proprio quello di andare a evolvere l'offerta del partner e cercare di lavorare insieme affinché la competenza che poi il partner porta dai clienti non sia solo quella di andare a coprire perfettamente la piattaforma per com'è, ma che ci aiuti sempre a essere sul pezzo e quindi portare tutta la parte di innovazione che Corporation giornalmente quasi rilascia sulla piattaforma. L'evento di oggi è un bellissimo esempio di come oltre ad andare a coprire con la nostra tecnologia un processo fondamentale come quello dell'assistenza e quindi del field service, Wurt riesce ad integrare tutta la parte di innovazione con la realtà aumentata, con gli HoloLens, piuttosto che con le componenti di intelligenza artificiale, proprio per far sì che il prodotto, quindi la soluzione che un cliente finale può andare ad utilizzare, non sia solo un'ottima soluzione, ma sia un concentrato vero e proprio di innovazione e che può avere un impatto chiaramente importante sul business, poi alla fine del cliente finale, che è l'obiettivo un po' di tutti noi. Quindi direi che detto questo posso augurarvi una buona visione e cerco anch'io di recuperare un pochettino di tempo e ripasso la parola ad Arianna e vi auguro un ottimo webinar e una buona visione. Ti ringrazio per il tuo intervento, ti ringrazio molto per la tua disponibilità. A voi. Detto questo, per recuperare un po' di tempo, passo subito la parola al mio collega Maurizio Marin, che ci mostrerà appunto un caso concreto di field service. Grazie Arianna, buongiorno a tutti, Maurizio Marin, sono Team Manager Dynamics 365 nella nostra sede di Milano e quest'oggi insieme, come stava giustamente anticipando Arianna, vediamo insieme come il Dynamics 365 ci corre in aiuto nella gestione del Customer Service e del Field Service. E introduco quello che sarà lo scenario demo che tra pochissimo vedremo insieme. Partiamo con quella che viene definita la manutenzione predittiva, cioè sostanzialmente un insieme di allarmi che il sistema CRM può ricevere da delle macchine, dei dispositivi che scegliamo di monitorare dai nostri clienti. Vedremo poi insieme come anche generare dei ticket, dei case di assistenza che chiaramente possono derivare da questi allarmi e successivamente la creazione degli ordini di lavoro per delle attività che i nostri tecnici dovranno effettuare presso i nostri clienti laddove ci sono appunto delle problematiche. Prima di appunto poi organizzare l'intervento si verifica all'interno del sistema quali sono le condizioni che abbiamo in corso e attive con i clienti, per cui se ci sono dei contratti, che tipo di macchine sono presenti e quant'altro. Si arriva poi a questo punto alla pianificazione, quindi vedremo nel nostro scenario come il CRM ci corre veramente in aiuto in quella che è la pianificazione e organizzazione delle attività di assistenza dei nostri tecnici, pianificando le relative attività. A questo punto passiamo poi alla parte di execution, che è il vero e proprio intervento tecnico che viene svolto dal personale on-site, quindi dal cliente, e la cosa ancora più interessante è soprattutto il supporto della realtà aumentata e quindi degli HoloLens, di cui sapete oggi sarà parte fondamentale della nostra dimostrazione. Chiuderemo poi lo scenario con quella che è la validazione dell'ordine di lavoro, per cui la conclusione delle attività con un arricchimento delle informazioni da parte del tecnico che appunto è intervenuto
ottenuto dal cliente e tutto un insieme di analisi dati che possono essere effettuate sul sistema in funzione appunto delle informazioni che sono state inserite in precedenza. Ma vediamo un po' meglio direttamente sul sistema come possiamo operare. Bene, in questo caso immaginiamo che rivesto i panni di un service manager e al mattino appena arrivo in azienda la prima cosa che voglio fare è avere la situazione sotto controllo di tutte le attività che riguardano ovviamente il post sales e quindi l'assistenza. Ecco che quindi non appena entro in Dynamics 365 la prima cosa che visualizzo è una dashboard, un cruscotto che mi mette in evidenza tutta una serie di informazioni relative appunto alle attività di manutenzione. Ecco che visualizzo l'insieme dei case e dei ticket che sono stati aperti presso i nostri clienti, di questi posso capire ovviamente dato un determinato periodo quanti sono stati chiusi diciamo con successo rispettando quelle che sono i livelli di assistenza di contratto previsti con il cliente, quindi le famose SLA, Service Level Agreement, e poi posso vedere eventuali ticket che sono stati messi in stand by, in sospeso per motivazioni varie e ripongo la mia attenzione su quelli che sono invece dei case, dei ticket che hanno la SLA che è scaduta, quindi sono diciamo in un livello di attenzione particolare, piuttosto che quelli che si stanno avvicinando alla scadenza. E quindi sicuramente questi sono due indicatori molto, molto importanti. Poi sempre sulla dashboard cosa visualizzo? Ad esempio quelli che sono gli allarmi recenti arrivati sul sistema, quindi i famosi allarmi IoT di cui vi parlavo poco fa nell'anticipare lo scenario demo. Vedremo poi tra poco nel dettaglio di che cosa si tratta. Poi sempre sulla dashboard ho un insieme di altre informazioni tramite, diciamo, sotto forma di grafico, che ad esempio sulla base appunto del numero di ticket presente al sistema posso vedere uno spaccato per tipologia, quindi ad esempio quanti ticket classificati come manutenzione ordinaria, quindi diciamo prevista da un contratto o comunque da una pianificazione di interventi già appunto prevista in precedenza, piuttosto che quelli che classifichiamo di manutenzione correttiva, cioè c'è un problema e quindi è stato aperto il ticket per intervenire e risolverlo, e via dicendo. Altre informazioni che posso visualizzare sono ad esempio, ancora una volta, per quanto riguarda le SLA, quelli che sono i ticket appunto sono classificati diciamo con successo e quindi nel rispetto dei tempi, piuttosto che quelli che sono in corso di avanzamento o quelli che non hanno rispettato la SLA. Quindi ho questa ulteriore informazione visibile sotto forma di grafico. Ancora una volta poi posso classificare, vedere i miei case, i miei ticket per priorità, quindi avere un ulteriore spaccato visibile, come ad esempio anche una ulteriore categorizzazione dei miei ticket per categoria, sottocategoria, quindi capire ad esempio quanti ticket sono stati aperti per problemi di temperatura delle macchine piuttosto che mancanza di rete e quant'altro. Ecco che quindi appunto la dashboard serve per farmi capire un po' come quali sono le attività, i problemi che sono in corso in questo momento. Altra indicazione importante sulla dashboard ad esempio è la mappa, quindi posso vedere in tempo reale la situazione dei problemi rappresentata anche su una mappa geografica. Ecco, focalizziamoci poi sul discorso degli allarmi di cui parlavamo poco fa. Dalla dashboard vedo che ho 14 allarmi attivi, ecco che con un semplice clic il sistema mi apre la relativa pagina all'interno della quale io posso vedere effettivamente quelli che sono tutti gli allarmi presenti a sistema registrati. E in questo caso visualizza appunto un insieme di allarmi o anche un'indicazione semaforica che mi può aiutare nel focalizzare l'attenzione verso quelli che sono gli allarmi più importanti o che richiedono un'attenzione maggiore, e nel momento in cui voglio visualizzare il dettaglio di un relativo allarme mi basta un semplice clic, come in questo caso su questo allarme, ed ecco che il sistema mi apre la relativa pagina con le informazioni che riguardano nel dettaglio questo allarme. Dicevo che gli allarmi che cosa sono? Beh, sostanzialmente noi possiamo avere un insieme di macchine, di device presenti, installati presso i nostri clienti, collegati ovviamente alla rete internet, e possono comunicare con il mio sistema, quindi con il Dynamics, informandomi di eventuali anomalie che possono appunto generarsi su questa macchina. Ovviamente si definiscono tutta una serie di criteri, per cui un range, facciamo l'esempio di una macchina per la quale voglio monitorare la temperatura o il collegamento alla rete, ecco, definisco una serie di parametri, e laddove supero dei parametri che ho
identificato, il sistema mi spedisce un allarme e lo ricevo appunto all'interno del sistema CRM. A questo punto che cosa vedo? Beh, innanzitutto la tipologia di errore, quindi il sistema è in grado di classificarmelo e mi dà evidenza anche di quando, quindi data e ora, questo allarme è stato generato. Dopodiché potrei avere una serie di informazioni molto tecniche relative a questo tipo di allarme che è stato creato e informazioni ovviamente su qual è il cliente, quindi dove si trova la macchina, il device e qual è la macchina in questione. Ecco, noi monitoriamo la macchina o una parte specifica della macchina, quindi questa è un'ulteriore informazione molto importante che il sistema è in grado appunto di darci evidenza. Nel momento in cui viene generato l'allarme e il tecnico, come in questo caso sto facendo, visualizza l'allarme, è anche in grado di interagire con la macchina. Quindi immaginiamo appunto di avere questo errore di rete e di voler magari inviare un comando, tipo un comando di reset alla macchina, per fare in modo di appunto interagire, provare a resettare la macchina e vedere se il problema viene risolto così facendo. Ecco che quindi c'è proprio un'interazione tra il sistema CRM e la macchina, non soltanto in ricezione dell'allarme, ma anche in invio di informazioni. Quindi, come dicevo, in questo caso posso appunto generare un reset della macchina. Oltre a fare questo, nel momento in cui il problema non dovesse appunto risolversi, posso scegliere di aprire automaticamente un ticket e quindi un case all'interno del sistema CRM. Ecco, cosa molto importante, già dall'allarme vediamo qui in alto questa barra che è un processo, un business process che mi guiderà in tutte le fasi di avanzamento della mia problematica fino poi alla sua risoluzione. Ecco che partiamo da appunto dall'allarme, quando è stato creato, generato automaticamente nel sistema, fino alla creazione appunto del ticket, del case, e ovviamente poi posso visualizzare le altre informazioni. Quando vado sul ticket, come in questo caso, ovviamente ho tutta una serie di dati che arrivano già in automatico dall'allarme, quindi ho delle informazioni relative ad esempio a chi è il cliente, dove si trova la macchina, quali sono svariate informazioni appunto che ho ricevuto e che poi posso anche aggiungere come tecnico che sta qualificando appunto il ticket. Molto importante, ho una storia di tutto quello che è accaduto e che accadrà su questo ticket, quindi ho una timeline che mi consente di agganciare tutta una serie di informazioni, ad esempio delle notifiche automatiche piuttosto che delle mail che il sistema genera o io stesso decido come utente di andare a creare al cliente, alla persona di riferimento, ecco tutta una serie di dati che poi ritroviamo all'interno del ticket. Un'altra informazione importante è qui in alto sulla destra, ad esempio, la situazione delle SLA, dei famosi Service Level Agreement di cui parlavamo prima quando guardavamo insieme la dashboard. Ecco, come in questo caso io vedo che mi trovo in una situazione in cui le SLA sono scadute e le SLA che stiamo monitorando, ad esempio in questo caso, erano i tempi di creazione tra il ticket, che è questo, e poi l'eventuale ordine di lavoro che vedremo tra poco, e la sua relativa assegnazione. Ecco, per concludere sul ticket, un'altra informazione importante che possiamo avere è quella, ad esempio, della knowledge base, cioè il tecnico o la persona che sta qualificando il ticket, come sto facendo in questo caso, può inserire un'informazione di ricerca relativa al problema e il sistema è in grado di recuperare un insieme di articoli, di informazioni che mi possono aiutare nella risoluzione della problematica. E questo è un dato molto importante. Vedete che il sistema appunto ci corre veramente in aiuto e ci guida in tutte quelle che sono le fasi di avanzamento del problema. Ecco, immaginiamo che a questo punto, dopo aver qualificato il ticket, si rende necessario operare direttamente dal cliente per risolvere la problematica, perché quanto fatto da remoto non è sufficiente per risolverlo. Quindi cosa succede? Avanzo nel processo, come vedete abbiamo già fatto, e andiamo a creare un ordine di lavoro. Che cos'è l'ordine di lavoro e in cosa si differenzia rispetto a un case? Beh, sostanzialmente l'abbiamo detto poco fa, col case gestisco il ticket all'interno della mia sede, quindi remotamente, ma nel momento in cui si rende necessario intervenire per risolvere la problematica, quindi inviare un tecnico, devo andare a creare un ordine di lavoro con tutta una serie di dati che ovviamente il sistema recepisce automaticamente dal case, quindi ancora una volta dove devo intervenire, che è il cliente, qual è la macchina, qual è il tipo di problema, ma poi posso arricchirlo di ulteriori dati che serviranno al tecnico una volta che interverrà.
come ad esempio se magari già dalla sede immagino che si renderà necessario sostituire una parte di ricambio, ecco, posso già andare a indicare qual è la parte che dovrà essere utilizzata eventualmente dal tecnico, e quindi lo posso appunto indicare nel work order. Posso indicare ad esempio quelli che sono anche i tempi di trasferta dalla nostra sede o dalla sede in cui si trova il nostro tecnico al cliente, quindi agganciare questa informazione, ma cosa ancora più importante, io posso definire un insieme di diciamo di to-do che il tecnico dovrà svolgere nel momento in cui si troverà appunto dal cliente per risolvere la problematica. Quindi possiamo agganciare proprio delle checklist che poi il tecnico visualizzerà una volta che si troverà dal cliente per svolgere l'attività di manutenzione. Ecco, altra cosa importante, posso anche indicare delle note particolari, come ad esempio in questo caso sto specificando al tecnico che una volta prima di intervenire dal cliente dovrà assicurarsi di avvisarlo che interverrà perché ci sono questioni, diciamo, di sicurezza. Bene, quindi una volta fatto questo, creato l'ordine di lavoro, non mi resta altro che dover assegnare l'attività a una risorsa specifica, a un tecnico diretto che abbiamo che in azienda, piuttosto che di un partner esterno. Qui, ancora una volta, il sistema CRM mi corre in aiuto con uno strumento di pianificazione assolutamente importante, qualcosa che possiamo dire indispensabile per chiunque deve svolgere un'attività di pianificazione di risorse. In questo caso il sistema cosa fa? Beh, innanzitutto, come vedete, mi dà evidenza di quella che è la pianificazione delle mie risorse in questo momento preciso, quindi io so esattamente le mie persone o le risorse esterne di cui posso avere il controllo, come sono allocate, dove sono e che tipo di attività stanno facendo. Ma cosa ancora più importante, posso effettivamente pianificare il work order che ho appena creato per svolgere l'attività assegnandolo a un tecnico. Ecco, l'assegnazione in questo caso può avvenire o manualmente, quindi sono io come pianificatore, come responsabile l'assistenza che identifico il work order che ho creato prima, quindi lo prendo, lo trascino sulla risorsa che ritengo più idonea per svolgere l'attività, oppure posso invece avvalermi di una possiamo dire pianificazione semi-automatica, e quindi è il sistema che mi suggerisce qual è la risorsa più indicata per svolgere questa attività. Come lo posso fare? Beh, il sistema mi corre in aiuto in diversi modi. Ad esempio, io posso cliccare sull'ordine di lavoro e chiedere al sistema di darmi evidenza di quali sono le risorse che possono intervenire sulla base, ad esempio, di dove si trovano loro e quindi del tempo di percorrenza di trasferimento fino al cliente. Quindi vedete che come in questo caso già mi sta filtrando le risorse e mi indica diciamo, sulle risorse più idonee il tempo che intercorre per arrivare dal cliente. Quindi già in questo caso identifico quella che è la risorsa migliore per intervenire. Oppure un'altra cosa che posso fare è avvalermi di una serie, diciamo, di filtri di ricerca per appunto individuare la risorsa più corretta. Immaginiamo che in questo caso io voglio identificare una risorsa che ha delle skills specifiche su dei sistemi di alimentazione piuttosto che di rete e quant'altro. Quindi posso inserire dei criteri di ricerca e una volta che appunto vado appunto ad inserirli, il sistema vedete che mi filtra il dato e mi dice effettivamente mi dà evidenza di quali possono essere le risorse più idonee. In questo caso io vado a identificare in Michele Coni la persona che effettivamente è adeguata per svolgere l'attività. Vedete che infatti è libera, le altre due risorse che sarebbero, diciamo, adeguate per svolgere il lavoro quest'oggi sono già pianificate. Bene, a questo punto è Michele la nostra persona, prendo il work order che avevo creato in precedenza e lo vado ad assegnare direttamente alla singola risorsa. Vedete che la pianificazione di per sé è molto semplice. È veloce perché il sistema appunto mi corre in aiuto, mi sta aiutando moltissimo nella mia attività di pianificazione, suggerendomi che deve svolgere l'attività. Bene, detto questo, in termini di pianificazione, direi che possiamo invece vedere più dal vivo quella che è l'attività che poi che svolgerà direttamente il tecnico. Io rilascio la parola a questo punto ad Arianna e ci risentiamo poi più tardi. Grazie, grazie Maurizio e grazie per averci mostrato questo pezzettino del mondo Dynamics.
Adesso arriviamo alla parte clou che sono sicura stavate aspettando tutti quanti, anche io in prima persona, e cioè la demo della soluzione di Remote Assist con gli HoloLens. Cosa vedremo in questa demo? Vedremo il nostro esperto Michele Coni che ci parlerà delle specifiche tecniche del prodotto e dopodiché simulerà un caso concreto di service on site, dapprima con una telefonata all'esperto in remoto e poi indossando gli HoloLens e chiamando appunto l'esperto in remoto. In questo caso il Michele andrà a interpretare il ruolo del tecnico on site e invece Maurizio interpreterà il ruolo dell'esperto da remoto. Infatti chiedo a Maurizio di andarsi a preparare e così da avviare la demo. Che cosa vedrete inoltre? Vedrete Maurizio rispondere ad una call Teams. E vedrete proiettato lo schermo di Maurizio con il contenuto che vede Michele con gli HoloLens. Quindi vedrete anche voi, potrete vivere in un modo leggermente più ridotto l'esperienza della realtà aumentata. Detto questo, allora passo la parola a Michele e avviamo la demo. Grazie Arianna. Una nuova realtà aumentata. Mixed reality, virtual reality, augmented reality. Era circa l'anno 2000 quando in Mission Impossible 2 Tom Cruise stava arrampicando sulle montagne, era scappato dall'ufficio, era in vacanza, e riceveva tramite un razzo un paio di occhiali che gli mostravano un messaggio videoregistrato. Questo messaggio si sovrapponeva alle montagne sulla realtà. 2 anni dopo, in Minority Report, sempre Tom Cruise con le mani spostava degli schermi e guardava nello spazio della stanza, guardava dei filmati che venivano proiettati nello spazio. Oggi è il 23 giugno 2021 e siamo qui con voi a parlare di questo oggetto che sono gli HoloLens. Innanzitutto, cosa sono? Sono occhiali olografici. Lo so che è un parolone. Olografici, un ologramma significa che fanno vedere gli ologrammi. Gli ologrammi sono immagini tridimensionali proiettate sulla realtà di qualcosa o di qualcuno. Quindi c'è la realtà reale e poi c'è una realtà virtuale che si vede sopra quella reale. Quindi tecnicamente li possiamo considerare degli smart glasses per vedere la mixed reality o per fare la mixed reality. Qualche caratteristica tecnica. Allora, innanzitutto, sono occhiali con lenti olografiche, come abbiamo detto, hanno una risoluzione di 2K in un formato 3x2, 3 mezzi diciamo, e hanno una fotocamera da 8 megapixel, un processore Qualcomm Snapdragon 850, hanno 4 giga di RAM e 64 giga di disco, poi hanno il Wi-Fi, il Bluetooth, una batteria che dura circa 3 ore e pesano circa 560 grammi. Vabbè, detto questo, alzi la mano chi ha capito come questi occhiali possono cambiare il modo di lavorare della vostra azienda. Oppure alzi la mano chi ha capito come questi occhiali, gli HoloLens, possono fare più business e più soldi alla vostra azienda. Bah, vediamo un po', proviamo a dirla così. Cosa ne direste se le persone nella vostra azienda potessero lavorare tutte insieme, collaborare, stando una seduta a Roma, una seduta a Milano, una a Francoforte? E soprattutto se un tecnico, se parliamo di service, che sta facendo un intervento di servizio sopra un building in cima a un edificio a Francoforte, per esempio, potesse avere tutta la conoscenza, tutte le informazioni e tutti i documenti che ci sono nel vostro ufficio nella sede di Roma. In sostanza stiamo dicendo che i vostri dipendenti, le persone della vostra azienda, possono collaborare e scambiarsi le informazioni indipendentemente dallo spazio e dal tempo e dalla distanza. They can go there without being there. Possono essere altrove o andare altrove senza essere altrove. Ma questo non è il futuro. Tutto questo è qui e ora. Tutto questo è grazie agli HoloLens. E adesso insieme vedremo come si fa. Un minuto fa Maurizio ha pianificato un intervento di servizio per un tecnico. Ha trascinato il work order nella board di schedulazione e lo ha assegnato a quel tecnico. Così facendo, il tecnico, che sono io, riceve sul suo telefonino una notifica e tramite l'app del field service può eseguire il work order, eseguire il servizio. Adesso io utilizzerò l'app del field service per effettuare questo intervento tecnico.
posso aprire l'intervento, la pianificazione e aprire anche il work order e vedere tutte le informazioni collegate, tra cui le parti che mi sono state assegnate, le ore di lavoro e di viaggio, i servizi che devo eseguire. Andiamo a farlo sull'app. Ho ricevuto l'intervento che mi è stato pianificato da Maurizio e, come abbiamo detto, nel momento in cui Maurizio mi pianifica, sul mio cellulare ricevo una notifica e, aprendo l'app del field service, adesso vediamo se ve la faccio vedere anche con il puntatore, posso eseguire il work order e vedere tutte le informazioni del work order. Apro l'app del field service, vedo il mio calendario e oggi sono pianificato per un intervento presso la Como SPA. Cliccando sull'intervento vedo tutte le informazioni di pianificazione, oggi, questa mattina, dalle 9 alle 2 del pomeriggio, e andando sul tab del field service vedo anche il mio work order numero 001, e aprendo il work order vedo tutti i dettagli dell'intervento che deve eseguire, tra cui la scheda della Como SPA, cioè del cliente, molte informazioni sul servizio che deve eseguire. Andando al tab product vedo anche le parti che mi sono state assegnate per eseguire l'intervento e noto che mi è stata assegnata una parte, un armband 150 che ho ritirato dal mio furgone, che devo eseguire due servizi, un'ispezione dello stato del sistema e la sostituzione appunto della parte che abbiamo visto prima, e devo eseguire 3 o 4, 4 service task, no? Tra cui la review delle procedure, la riparazione e poi farò anche la checklist dell'intervento. Ma adesso capisco che ho bisogno di aiuto dalla sede e quindi chiamerò Maurizio e lo posso fare sempre tramite telefonino per adesso, invocando l'applicazione del Remote Assist, quindi chiedendo aiuto dalla sede. Sapete che Maurizio ha utilizzato l'utente Jeff Hay e quindi chiamiamo Jeff Hay. Avviamo una chiamata con lui, sempre dal mio telefonino. Pronti? Ciao Michele. Ciao Maurizio, Ciao, dimmi tutto. ho bisogno del tuo aiuto. Oh, sono qui per te. Guarda, Di cosa hai bisogno? ti faccio vedere il quadro elettrico. Sì? Ok, ecco, vedi? Un quadro elettrico un po' complesso. Beh, quadro elettrico, scusa, cavi di rete, un po' complesso. Non capisco bene qual è il problema. Ma forse potrebbe essere un cavo staccato. Ti richiamo con gli Hololens così ho le mani libere? Sì, meglio, così ti do una mano perché ho capito qual è il problema, però se mi richiami con gli Hololens ti guido. Perfetto, ti richiamo fra un secondo con gli Ok? Hololens. Ciao ciao. Va benissimo, a tra poco. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Lo chiamiamo con gli Hololens. Ok, allora adesso è il momento di chiamare Maurizio con gli Hololens. Indossiamo. Ok, e chiamiamo Maurizio. Facciamo la call. Vediamo un po' se ci risponde. Tanto ci mettiamo più comodi. Eccolo qua. Ok, Ciao Michele, eccoci. Adesso ciao parlo Maurizio. anche con gli Hololens, così hai le mani libere. Mani libere. Le mie manine. Ok. Perfetto. Allora, ti rinquadro il quadro, lo vedi? Vedo, allora guarda, ti indico il punto su cui dobbiamo intervenire. Sì? Ok, allora dobbiamo sostituire la parte che ti ho appena cerchiato. Vedo bene. Allora, un attimo che prendo anche una matita. Tu, non questo quindi, giusto? Quello che io su cui lavoravo prima. No, 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 proprio guarda, subito a lato, 148. esatto, e guarda, giusto per 158. capirci, Sì? Se me lo punti? esattamente questo. Ok, tutto chiaro. Aspetta, ci provo anch'io. Questo 168, quindi forse, Bravissimo, esatto. no? Guarda, ti mando anche lo schema, dell'impianto, così è più Ok. facile anche Ok. operare a Volentieri. livello tecnico. Un attimo solo che recupero lo schema. Eccolo qua. Voilà. Ok. Ah, ecco che arriva. Arriva. Ok. Lo vedo molto bene. Me lo metto di qua. Perfetto. E così abbiamo tutto. Sì.
Perfetto, allora guarda, giusto per capirci, esattamente se guardi lo schema, Questo qua, no? Il JE. esatto, proprio il JE, eccolo qui. Perfetto. Ok. Perfetto, dai. Allora, niente, tutto a posto. Aspetta un secondo. Il cavo era questo qua, il JE. Esatto, Perfetto. da mettere lì sopra. Perfetto. Ok, dai. Ottimo, bene, buon Grazie mille. lavoro. Ciao, Perfetto. Ciao ciao. ciao, ciao. Buona giornata. Anche a te, ciao, ciao. Mettiamo tutto sul work order. Alleghiamo tutto al work order. E il nostro service è finito. Ciao ciao. Grazie Michele. È stato veramente molto affascinante vedere come funzionano questi HoloLens. Io ti chiedo di raggiungerci al piano di sotto con gli HoloLens, così poi li mostriamo un'ultima volta prima dei saluti. Detto questo, siamo arrivati alla nostra testimonianza di Tecnalpin. Quindi Thomas Tuile ci racconterà del progetto che Virphoenix ha realizzato per l'azienda attraverso la soluzione Field Service. Prego, Thomas. Buongiorno anche da parte mia, sono Thomas Tuile della Tecnalpin, sono lì responsabile per IT e processi e oggi vi racconto in pochi minuti la nostra esperienza con Microsoft Dynamics CRM. Noi lo usiamo sia per sales come per field service. Innanzitutto però vorrei iniziare con un breve video che spiega i nostri prodotti. Come avete potuto vedere, noi non facciamo solo l'innevamento per il quale siamo famosi in tutto il mondo, ma ci occupiamo anche della lotta agli incidenti, dell'abbattimento della polvere e delle macchine rasa ghiaccio. La Tecnalpin è stata fondata nel 1990 e ha la sua sede a Bolzano, nel centro Bolzano Sud, e nel 2019 abbiamo aperto anche una nuova sede di produzione sempre a Bolzano. Non siamo presenti solo in Italia, ma siamo presenti e rappresentati in tutto il mondo, con 15 filiali in 13 paesi. Cerchiamo di essere ovviamente presenti ovunque dove ci sono centri sciistici. Nel frattempo abbiamo 600 collaboratori in tutto il mondo e facciamo un fatturato di oltre 200 milioni. Da più di 20 anni siamo al primo posto nel mercato dell'innevamento a livello globale, con un share del 60%. Abbiamo 2.400 clienti in 500 paesi. E
Prima abbiamo visto i nostri prodotti, ma noi non siamo famosi solo per i nostri prodotti, ma cerchiamo di contraddistinguerci anche per i nostri servizi. E lì un ruolo molto importante è il nostro mercato after service, after sales. E di questo vi parlerò anche della nostra esperienza con Virtuphoenix e Microsoft Dynamics CRM nell'implementazione del progetto. Noi abbiamo 8 centri di assistenza a livello mondiale con più di 80 tecnici. Praticamente l'esperienza che vi racconto è nata nel 2018, quando siamo partiti con una software partner selection. Ai tempi avevamo già un CRM in casa, il Microsoft Dynamics CRM nella versione 2016, e come un po' una particolarità, noi abbiamo 11 installazioni di NAF nelle varie sedi, sempre un'installazione. Questo la rende un po' più complesso e ai tempi non c'era un massa data comune tra ERP e CRM, c'erano pochissime interfacce tra CRM e NAF, il prodotto non era per noi soddisfacente per le funzionalità mobile e offline e non era ottimizzato per il field service. Per cui in generale c'è un'accettazione abbastanza bassa da parte degli utenti del software. Questo ci ha spinto a fare questa software selection che ha coinvolto sia aziende proprio o soluzioni molto specifiche lato field service, come anche le suite di Salesforce e Microsoft Sales and Field Service. L'output di questa software selection è stato poi che abbiamo scelto di investire nel prodotto Microsoft Dynamics 365 Sales and Field Service come un'installazione completamente nuova nella cloud, cioè non era un upgrade alla soluzione vecchia, e come partner abbiamo scelto Virtuphoenix. Gli obiettivi del progetto che noi ci siamo posti erano praticamente quelli, una volta di avere un CRM per tutto il nostro gruppo, cioè non di avere soluzioni diverse per le business unit e company diverse, di usare il più possibile, e lì siamo stati anche abbastanza rigidi, lo standard, anche perché abbiamo visto nella software selection che lo standard di field service copriva già un'alta percentuale delle nostre richieste. Poi abbiamo spinto tanto ad avere una soluzione unica per vendita e after sales, perché comunque c'è tanto vantaggio a gestire i dati in un sistema unico, e di puntare tantissimo su un'integrazione molto stretta sia con il NAF, il nostro ERP, come con i sistemi documentali, i DMS. E quello che ovviamente per il nostro service era un tema molto, molto fondamentale. È il fattore del user friendliness, del mobile e dell'offline. Siccome noi abbiamo più di 80 tecnici fuori, in circostanze non sempre ideali, viste che sono in montagna, sono sulle piste, in paesi all'estero, questa funzionalità mobile, offline e soprattutto anche di avere un software facile da usare è stato molto fondamentale. Come piano di progetto ci siamo dati un anno di tempo, abbiamo diviso il progetto in tre fasi, una prima fase di definizione master data, poi una seconda fase di 6 mesi per implementare le funzionalità di vendita, cioè praticamente il modulo sales del CRM, lì siamo poi partiti gennaio 2020 a livello globale. Per il field service invece ci siamo dati anche lì 6 mesi di tempo per implementarlo. Lì abbiamo scelto un go live sfasato e siamo partiti centro di assistenza per centro di assistenza. Tutto il progetto ha coinvolto 60 o più di 60 agenti vendita e più di 80 tecnici. In più abbiamo un altro centinaio di utenti back office e di varie funzioni. Vorrei concludere molto brevemente con qualche output del progetto, qualche esperienza fatta. Innanzitutto, noi vediamo adesso un grande vantaggio nel massa data comune, questo per noi è stato un gran passo in avanti e soprattutto ha permesso poi anche tutti i punti successivi che vi spiegherò. Un altro punto molto importante per noi è che adesso abbiamo il case management comune, cioè tutti gli 8 centri di servizio usano gli stessi dati, hanno le stesse informazioni e possono usare anche un knowledge base comune e ovviamente dare tanta esperienza da questo dato.
Noi siamo molto molto soddisfatti con la funzionalità del Schedule Bot che ci permette veramente di pianificare in maniera molto efficiente i nostri tecnici, non solo di un centro di servizio, ma anche cross centro di servizio. Qui abbiamo anche investito in qualche piccola customizzazione proprio per poter noleggiare tecnici da una compagnia all'altra per fare una pianificazione anche cross. Traiamo tanto beneficio dalla conferma in tempo reale da parte dei tecnici, proprio in campo. Così innanzitutto abbiamo il dato subito, sappiamo subito che attività è stata fatta, che spare part è stato usato, quanto tempo è stato investito e soprattutto riduciamo tantissimo le attività di back office, perché il dato è subito inserito, tramite interfaccia subito spedito al nostro NAF. Gestiamo in NAF anche tutti i processi intercompany in maniera quasi automatica e questo ovviamente genera tanta tanta efficienza. Poi c'è anche il feedback dei tecnici che l'app è molto user friendly, poi c'è sempre chi fa un po' più fatica, però la grandissima parte accetta molto molto bene l'app e usiamo anche tanto le funzionalità offline. E alla fine, come ultimo output del progetto, però alla fine molto molto importante per noi, con tutti questi dati che abbiamo adesso a disposizione, riusciamo a fare un reporting molto molto profondo delle attività del service. Possiamo analizzare molto bene l'efficienza del service, dove abbiamo problemi, prevedere magari anche cose. E quello che ci dà molto molto fiducia, noi adesso per esempio non usiamo ancora funzionalità come abbiamo visto oggi di HoloLens o Remote Assist, però vediamo che comunque noi abbiamo scelto un prodotto che ci permette di usare tutte queste cose anche in futuro e questo ci dà veramente tanta tanta soddisfazione. Per cui io chiuderei qua e passerei la parola di nuovo a Arianna. Thomas, grazie per aver condiviso la tua esperienza con noi. Siamo arrivati ai saluti. Io vi lascio semplicemente con l'invito di seguirci sui nostri canali social, siamo presenti su tutti i social e di contattarci attraverso il nostro sito se volete approfondire il tema della realtà aumentata e degli HoloLens. A questo punto chiedo a tutti i relatori di unirsi, almeno vi facciamo un saluto generale. E giustamente indossiamo la mascherina perché è importante e nel frattempo vi auguro già ecco il nostro uomo con gli HoloLens e vi auguro una buona giornata. Ciao, ciao a tutti. Grazie. Ciao, Ciao, grazie. ciao. Ciao.